Ecco, qui è Casagrande che ha una buona occasione. Poi l'Ascoli subito in gol, c'è questa bella finezza di Carrannante, il pallone a Scarafoni che di testa insacca, è l'1-0. Il Torino cerca di reagire, ha questa buona occasione con Gritti, il cui tiro viene sventato da Pazzagli. E passiamo subito al secondo tempo. Casagrande apre per Dell'Olio che viene fermato così da Corradini per l'arbitro e il rigore, il primo che l'Ascoli ha dopo 41 giornate, e Giovannelli lo trasforma 2-0. Ma vi dicevo, l'Ascoli era in gran forma e ha continuato a sfoderare gioco. Qui è Ughito che lancia benissimo Carrannante, che fa una lunghissima fuga, beffa Lorieri e sigla il 3-0. Il Torino cerca il gol della bandiera e per la verità questa serie di occasioni che non riesce a tramutare in gol solo per evidente sfortuna.